Nera che porta via, che porta via la via, nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce, nera, nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte, nera di mala sorte, che ammazza e passa oltre, nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, luna, nera di falde amare, che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere. Quando siete pronti? Pronti. Siete pronti? Tenete la pizza, ragazzi. La macchina si trova lì, deve fare un casino. Io taglio solo, ma chi mantiene? Chi ha fatto? Che... Tutti pronti? Per la città di Aversa, credetemi, devo pensare a una cosa. E siamo con il sindaco di Aversa, Domenico Ciaramella. Sindaco, questa struttura testimonia la grande sinergia che si è instaurata da alcuni anni con l'università. È dal primo momento, dalle prime ore della mia sindacatura, che ho ritenuto di prendere come punto di riferimento e come fiori all'occhiello il rapporto, la sinergia tra la città di Aversa e le due facoltà universitarie. Sono stato sempre convinto e lo sarò sempre che il rapporto con le due facoltà non può che risultare utile per lo sviluppo sociale e economico della nostra città. Del nostro territorio. Siamo andati avanti in questo contesto, abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere due rettori che si sono interscambiati, il dottore Grella, Antonino Grella, mio amico di 30 anni di amicizia, e quindi questa amicizia ha agevolato i rapporti, e poi il nuovo rettore, grandissimo personaggio, il dottor Rossi, che ovviamente ci sta facilitando il compito. In questi rapporti la presenza dei due presidi, la preside Cettina Lenze e il preside Michele Di Natale, persone squisite, hanno agevolato questi rapporti, e quindi noi andiamo avanti in quest'ottica, senza dimenticare ovviamente che in questa città non ci sono alloggi, o preferirei dire non ci sono alloggi adeguati da poter mettere a disposizione di questi studenti universitari che vengono da fuori territorio. Il primo passo è fatto, abbiamo consegnato e consegneremo stamattina i primi 15 mini appartamenti, ma è l'inizio di un lungo percorso che già abbiamo disegnato l'amministrazione e le facoltà università, quindi mi piace dire l'università, la seconda università con gli studi, con il rettore Rossi, perché daremo a disposizione dell'università anche l'ex scuola media, l'ex parente, quella vecchia, tanto per intenderci, una struttura bellissima, antica, piena di storia, dove saranno costruiti 56 mini appartamenti a disposizione di questi ragazzi, con un contributo regionale che già ci è stato erogato di circa 8 milioni di euro. Questo è l'inizio, ovviamente per far capire a tutti, ai cittadini, agli studenti, che le facoltà universitarie rappresentano non voglio ripetere il fiore all'occhiello, una cosa importante per la rinascita e la crescita di questa città. Anche sotto questo aspetto la città cambia. Salve amici di Pupia, siamo qui ad Aversa per l'inaugurazione della Casa dello Studente, che è stata realizzata con la ristrutturazione dell'ex carcere mandamentale. Siamo con il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Rino Rotun. Vice sindaco, com'è nata questa struttura? Dunque, questa struttura, ripeto, che era un carcere femminile, quindi fu in seguito per quanto riguarda le università, quindi che con la venuta dell'Università di Architettura e di Ingegneria qui ad Aversa, e ovviamente man mano si è visto che gli iscritti arrivavano anche da fuori sedi, addirittura ci sono studenti stranieri. Da qui nacque l'idea di realizzare una struttura che potesse ospitare proprio questi studenti extracomunitari o anche quelli di fuori sede, e siccome questa struttura era di proprietà comunale, ripeto, ed era un carcere femminile, è venuta l'idea quindi di trasformarla in piccoli mini alloggi
10, per la precisione 15 mini alloggio, che poi con convenzione noi cederemo questa struttura alla direzione principale, al SUN dell'università, che chiaramente poi loro provvederanno a quella che sarà la gestione e manutenzione dell'opera e quindi regoleranno quale potrà essere l'utilizzo e quindi metterci gli allievi all'interno. La struttura è dotata anche, oltre che delle stanze per vivere e studiarci, è dotata di laboratori per quanto riguarda i computer, sala lettura, sala studio e poi di un ampio cortile che può essere utilizzato per attività quali per la socializzazione. Ovviamente l'opera però non è completa perché questo riguarda un primo lotto ma comunque funzionale, ci sono ancora delle strutture che provvederemo con un secondo lotto, comunque o l'amministrazione che seguirà, l'intento è quello di portare a completamento il cortile e l'ala laterale dove saranno previste altri mini piccoli alloggi. Acqua di spilli fitti dal cielo e dai soffitti, acqua per fotografie per cercare i complici da maledire, acqua che stringe i fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia una vita che si prende per una battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in giro la certezza di amarsi? Che ha fatto sera, che adesso si ritira, passa sfida tra la gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Non è finito del tutto, questo è un primo stralcio. Il proseguimento, il completamento riguarderà quest'ala sotto del piano sottostante, che al momento è murata, come vedete non si entra qua dentro, quell'ala che è altrettanto murata, sempre a piano terra, e anche lì non si entra, e poi la pavimentazione di tutto questo cortile con basolato secondo il disegno del progetto. Però quello che vedrete è un lotto funzionale, sì, sì, a tutti gli effetti. Funzionale, può essere abitato da domani, ecco. Anzi da oggi, perché funzionerà anche la calcare. Allora. Invece questo cortile qui era più piccolo, qui si legge un'ulteriore, diciamo, filosofia del progetto, che è quella, oltre a far vedere tutti gli interventi, quindi tutte le strutture che abbiamo introdotto le facciamo vedere, anche la conservazione di quanto più possibile della struttura originale. Infatti questa facciata è particolarmente bella con questi archi a collo d'oca che abbiamo conservato, così come abbiamo scelto di conservare le grate che preesistenti. Allora, qui praticamente in origine c'era un corridoio qui che noi abbiamo chiuso per realizzare una serie di stanze a piano terra. Il corridoio che prima esisteva è stato spostato all'esterno con questa veranda che vedete, le trate che vedete, con la scritta La casa degli studenti.